questa fine. Bentornati, bentornati a buon pomeriggio. Loro sono Ilenia e Roberto, stanno insieme da 13 anni, malgrado siano giovanissimi. Poi c'è anche Byron, tranquillo, se la gode, ma va a posto, tranquillo. Facciamo la prova del 9, vediamo fino a che punto vi conoscete, perché abbiamo visto quanto vi amate, ma adesso dobbiamo scoprire i vostri segreti. Ilenia, lui mi ha detto qual è il tuo regalo più folle che gli hai fatto, vediamo se è quello che ricorda lui. Allora, sicuramente quando durante la mia festa di laurea, durante la cena, è arrivato il cameriere con la cloche, e appena io ho sollevato la cloche c'erano due biglietti per Parigi, è stato sorpresa generale, bellissimo, e mia madre non ci ha parlato per tre giorni. Perché? Perché lei era all'oscuro della sorpresa. Ah, e dice, quindi... non me l'avete detto e ci sono rimasto male. Sì, sì, sì. E vediamo qual è il tuo regalo più sorprendente che hai fatto, Ilenia. Ilenia me l'ha detto, eh? Il regalo più sorprendente è stata la festa che mi ha organizzata a sorpresa per i miei 30 anni. Ah. Sì, lei praticamente è venuta a prendermi con degli amici, mi hanno bendato, io no! ero in pigiama a casa, sì, e mi hanno portato con forza. Dove hanno portato? Mi hanno portato nel ristorante dove poi ho dovuto cambiarmi in macchina e questa è stata la sorpresa. Beh, che posso mi ha... credere, Ilenia. Certo. Ma devi dire che... dove? Eh? Mi devi dire qual era il ristorante. Siamo andati al ristorante cinese. Ristorante cinese, per di più. Vabbè, fantastico. La cosa, ancora, parliamo di cose sempre divertenti, la cosa più buffa che Roberto ti ha fatto per farti ridere. Io lo so perché lui me l'ha detto. Che mi ha fatto... La cosa che ti fa ridere, che ogni tanto vi ricordate, dice... Sì, allora, un giorno siamo andati a pranzo fuori e mentre attraversavamo la strada c'era un'ambulanza in doppia fila. Voi eravate a piedi. Noi eravamo a piedi e lui, per salutare un amico che passava in macchina, ha preso in pieno l'ambulanza. Ha sbattuto. E la cosa più comica è che il soccorritore, l'autista dell'ambulanza, è sceso tutto spaventato dicendo: oh raga, ma avete visto? Così era un motorino, una macchina. E lui... Ed ero io, appoggiato. Lui era... Beh, fantastico, le combinate è veramente malissimo. Pazzesco. Siete una coppia fantastica anche da questo punto di vista. Stefano, vogliamo dedicare una canzone a questi due bei ragazzi, certo. Roberto, e anche a Byron, perché ma no? Ma sì, a tutte e tre, anche perché la canzone che ho scelto è una canzone di Eros Ramazzotti ed è bella perché il testo, insomma, penso che vi rappresenti molto. E si chiama Un angelo disteso al sole, la conoscete? Sì. Bella, bellissima. Va bene. Ecco. Per voi, da Stefano. Non chiedi libertà, lo sai, non sono io a incatenarti qua. Il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua, nuda verità, e fa l'amore anche l'anima. Ma tu chi sei? Il cielo ti ha lasciato andare. Un angelo disteso al sole, la natura che si manifesta in te e in tutto quello che tu sfiori, che tu sfiori. E la natura che si manifesta in te e in tutto quello che tu sfiori, che tu sfiori. Stefano Palatresi, emozione, Ilenia, Roberto, ieri sposi, c'è stata proprio
bellissima veramente, eh. Grazie per averci raccontato la vostra storia d'amore così bella, così intensa, pura. Vi facciamo i nostri migliori auguri. Grazie. Famiglia in crescita, in progetto. Presto, fateci sapere. Intanto vedo già in posizione Andrea Fratellini con il mitico zio Tore. Ecco, ciao Michele, grande zio Tore. Allora, come vanno le... Ti sei esercitato a cantare? Sì, ho colorato a casa, mi sto esercitando. Su quelle canzoni ti stai esercitando? Adesso c'è quella che mi piace molto, Parlami d'amore. Parlami d'amore, vogliamo provare, vediamo la tonalità. È molto attuale. Parlami d'amore, Mary. Dimmi che sei cotta di me. Quindi è una dedica, sì. Quando ti vedo in TV, zio, stai un po' stonando. Sento le gambe che tremano. Mi son separato perché... Come ti sei separato? Sono innamorato di te, Mary. La mia valigia è pronta ormai. Io mi trasferisco da te. Ma zio, wow! Bravissimo, grande! Quanto amore! Sì, ma non me l'ha mai detto nessun uomo. Perché ieri è uscito, ha fatto il cretino, quindi dopo indaghiamo si è fatto su questa perdonare. Cosa. Ieri sera si è divertito un po'. Funziona. Che dici? Vuoi regalarci un'altra canzone? Continuiamo un po' con la musica. Comunque, bravo zio Tore, si sente che hai studiato. Merito tuo, maestro. Bravo, meno male. Hai seguito i miei consigli, bravo. Sì. Adesso devi seguire però la classifica di oggi, perché la classifica sono i brani che i nostri amici da casa ci hanno segnalato, hanno votato. E diciamo, in tutta questa lunga lista, fra le tante, è stata votata questa canzone, un grande successo di Donatella Rettore, alias Rettore, che è splendido splendente. Ah. Splendido splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'effetto, avrai una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente, sono splendida, splendente, io mi amo finalmente, ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono si vedrà, un uomo, donna e senza età, senza sesso crescerà per la vita di una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, tagliente, splendido, splendente, para pa pa para para pa 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 para para pa para pa para. Ecco fatto. Allora, dopo questo pezzo un po' scalmanato, andiamo a un classico, un classico da night, il grande Bruno Martina, con una canzone bellissima che si intitola E la chiamano estate. Non so se ve la ricordate. Questo è un po' più... Questo è proprio da ballo lento, da struscio, da mattonella. E la chiamano estate, questa estate senza te, ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più, perché non torni tu vicino a me. E la chiamano notti, queste notti senza te, ma non sanno che esiste
chi di notte piange te, ma gli altri vivono, parlano, amano e la chiamano estate, questa estate senza te. Bravo! Fantastico! Bravissimo! E la chiama l'estate! Stefano Palatinetti! Che grande canzone! Una un grandissima po' invadente, canzone. No, no, ma questa canzone la dedico a lui. Sì, un po' ingelosito, quindi sai. Infatti, è fatto, mi sono avvicinata fare a te perché ne ho visto un po' geloso. Ti sei ingelosito un po'? Un po' sì, però la canzone l'ho dedicata a te. Grazie, a me. Amore. Sì, un'estate senza di lui, non vedo l'ora. Grazie, zia. Quante ne sa. Allora, per finire il trittico, un altro grande successo di una grande protagonista della musica italiana, sto parlando di Anna Oxa, e di quel grande successo, quel bellissimo brano di Fossati, che è un'emozione da poco. Bella. La ricordate? Certo. Sì. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce, è come un viaggio nella notte finisce. Dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto per te una canzone, ma è una povera illusione, un pensiero banale, qualcosa che rimane invece per me, più che normale, è un'emozione da poco. Mi faccia stare male, una parola detta piano basta ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta indifferenza fra più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. Na, 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 na. Oh, oh, oh. Grazie mille, grazie. Bravissimo, bene. Non vediamo l'ora di ascoltare altre due canzoni. Sì, ah, e tra pochissimo facciamo il gioco delle torri, eh. Non mancate, eh. Tocca a voi a casa. Chi butteremo giù oggi? Ci vediamo fra un pochissimo.